かった。Buonasera, Gwenda, tu sei pazza. 3 di notte, alle 3 di notte stavo già nel cuore del sonno più totale. Ma ti pare? Sei pazza? Buonasera comunque a te, buonasera pure a me. Buonasera, buonasera. Ciao Matte. Ah, ma la live pure stasera. Laura, io lo faccio tutte le sere le live. No, scherzo. Solamente il lunedì e il venerdì io non ci sono. Quando c'è Waven io non ci sono. Perché sono un signore che vi lascio guardare Mister Nasone bello. Quando lui non c'è, tutte le sere, tutte me le fa, tutte quante. Buonasera comunque. Io le 3 le faccio quando un esame sto in fissa con qualche videogioco, mai uscita. Brava. Tu sì che sei una personcina seria. Ieri c'era e tu c'eri. Vabbè, ma quello è... quello è lui che fa... È lui che occupa gli orari altro... No, no, io ci sono comunque tutte le sere tranne il lunedì e il venerdì. Poi ci sono sempre, ci sono sempre, io sempre qua, sta sempre qua. No, nessuno mi schioda, nessuno. La mia sedia è peggio di quella dei politici italiani, inchiodata. Vi ho fatto anche un po' di critica sociale. Ma sempre tu. Qua sto, nessuno mi muove. Le borracce le riempite una, perché è più grossa. Guarda quanto è grande, è più grande della mia faccia, è enorme sta borraccia. Una ne ho riempita. Grazie mio, che mi fai bere già da ora. Lascio l'urchino che sto cenando a dopo. Gwenda, dormi. Per l'amor del cielo, devi recuperare il sonno. Campai. Non c'è il comando mangia. Inizio ad avere un certo languorino.
Marcella mi trucida. Devo fare il comando mangia, però non devo mangiare qualche altra cosa. Io devo capire cosa mangiare. Guardo te, chi l'ha visto e Barcellona Inter. Ah. Ok. Io sono più creepy di chi l'ha visto. Signor Wenor, quella maledetta di Jess vuole... Mangia, ok, ma specifica mangia sedano. No. Dovrei trovare qualcosa da mangiare, ma... Vedi che ti passa la fame? Ni. C'ho le barrette cereali o c'ho le gallette di riso? No, gallette di mais. Perché le gallette di riso mi fanno cagare. Le belle gallette di mais mi piacciono di più. Sanno di qualcosa. No. Va bene. Ringraziate Marcella se vedrete uno streamer morire di fame. Grazie Marcella. Hai scoperto che l'insalata non è solo lattuga? No, mio. Non mi piace l'altra insalata. Non... Solo quella. Solo quella. Gallette di mais meglio? Assolutamente. Top le gallette di mais. Le gallette di mais sono il top. Oppure c'ho le barrette quelle... Le fitness. Che di fitness non ci vedo nulla. Però sono cereali, quindi mi va bene. Non mi ricordo manco a che cacchio so. Roba. Però sono buone, mi piacciono. Comunque, come state? Come va per il resto? Gwenda, sappiamo che sta morendo di sonno. Culo! Fitness giuste per un uomo di fitness come te, signori dell'Adidas. Sapete già da chi... A proposito di Adidas, sto morendo di caldo. Fatto plof, nel senso che mi è caduta per terra, un momento che la raccolgo. Riecchime. Io sono un uomo di fitness. Laura, vuoi vedere il fitness? Vuoi vedere il fitness? Vuoi guardare il fitness? Vuoi vedere quanto sono fitness? Teccati questo fitness. Guarda che fitness, guarda. Bisco fitness, esatto. Un fit non fitness. Non farmi quegli occhi? Non ce l'ho, porca miseria. Ci doveva essere il video del gatto con gli stivali che fanno gli occhioni. Che fa... Cercano un magazziniere da noi? Proponilo a Dani Lecis. Vedi se vuole cambiare lavoro. Cercasi magazziniere. Ti riempio di biscotti? Inserire qui, grazie. Ah. Tipo gettoniera, sai, con i soldini.
Ma che fine ha fatto tutta la grafica? Ma se n'è andato tutta la grafica? Che fine ha fatto? Cosa ridi da solo? Io rido quanto voglio. Ragazzi, ma sono ancora live? Sono ancora live. Ma mi è morta tutta la grafica. Ma allora? Allora? Ma così? Ma non si fa? Ma c'hanno problemi. No, ma almeno la barra di Twitch si dovrebbe vedere. Ma nemmeno niente. Oh, proprio zero. Oh no, ma quindi allora nemmeno questi si vedono? No, per l'amor del cielo, ma questo è lunghissimo! Chi osa interrompere il sonno di Pedor, figlio di Kemer, della tribù di Ishtar, della Maledetta terra desolata del Diana! Taefenir, uno degli ultimi sette saggi, Buur, Ganer, Astaparing, Divin, Ganir, Chancer e Tarar. Pedor, colui che era, colui che è stato e colui che sempre sarà, ciuccia qui e ciuccia là, Pedor, grande Pedor che vive negli abissi. Colui che ha inseguito e ha sconfitto i demoni Sem, che ora vagano per il mondo domandandosi: ma nun chi Sem? Mi sento triste. Mi sento tristissimo. Non voglio sentire queste cose che poi le imparo. Cosa? Ciucciare, Laura? Ciupa chups si possono ciucciare. Poi se vuoi ciucciare calzino. Guarda che stronzo il logo Maratona funziona. Quindi è tutto quello che è browser non sta funzionando. Interessante. Però funziona l'audio, solo a livello visivo. E perché? Non lo so. Vabbè, non fa niente che non si vede, no? C'ho logo maratona, c'ho logo maratona. Non fa niente, no? Succede nulla, tanto basta che c'è il nome sopra. Però voi non ci siete, sono un po' triste. Ma funziona l'acquisizione del gioco? Apro un qualcosa. Che apro? Che ne so, apro proprio questo. Tanto. Che se non funziona l'acquisizione del gioco, sono rovinato. Ma che è successo? OBS, tutto ok? Eppure non ha fatto aggiornamenti. Allora, vediamo, vediamo. Lo acquisisce? Non acquisisce. E questo è un cazzo di guaio. Questo è un cavolo di guaio. Ma quindi non funzionano le fonti. Questo funziona? Ah, così funziona però. Beh.
Beh. Così non lo acquisisce. Quindi c'ha problemi. Ah no, così l'ha acquisito. Vabbè, ma allora cazzo mene. Culo. Ciao Zet. Che non funziona tutto il resto, che ce frega, no? Basta che ci sono io, perché c'ho un bellissimo faccione. Sono stupendo, eh? Vi sto guardando e c'ho una bellissima faccia da pesce lesso con le occhiaie, eh? E così non funziona. Ma a noi non interessa. Ma quindi se faccio così, per esempio... Tutto il resto non funziona. Che fatto strano. Che fatto strano. Va bene, ok. Va bene, fa niente. Poco male. Poco maio. Quindi gli SEO funzionano solo... Ma funziona nella la chat i comandi. I comandi funzionano. Vediamo così, vediamo. Punto esclamativo partecipo, partecipa. Non funzionano i comandi, quindi non è nemmeno Stream Elements. Si è buggato qualcosa nell'OBS, vabbè. Piuttosto che riavviare la live, tanto vinco io. Piuttosto che riavviare la land, me la tengo così. Piuttosto che fare così. Comunque, come stai, Zet? Tutto a posto? Non ti leggo, non ti leggo, non ti... Ti banno. Ti banno e non so... Non so poi come reagisce il bot. Vogliamo provare? Che culo che c'hai, ragazzi. Ragazzo mio, tu devi ingarrare... Due numeri è arrivato a sto mu- Cioè, è gioca di sti cazzo di numeri. Mamma di quella. Porca miseria. Cioè, è più culo che animo. Porca paletta. Ragazzi, insultate un poco Zetto in chat, per favore. Insultatelo. Vi autorizzo a insultare. 5 minuti a partire da... Allora, fino a... E 57 potete insultare Zet, ma lui non può replicare. Culo. Ma lui non può replicare. Ecco, così mi va. Un po' di sana competizione di... Cosa fa un pomodoro al mattino? Salsa. Un po' di ritardo, però l'ha fatto. C'ho un po' di problemi stasera, secondo me, con OBS, però va bene. Buona pappa, mio, buona pappa. Quindi arrivato a questo punto, sapete che vi dico, passo al gioco e continuo a chiacchierare mentre gioco, perché altrimenti è la fine. Oh noes. Giusto che dovevo trovare il coltello per accoltellare il quadro. Ah. Non mi vengono anche gli insulti. Male, Laura, io confidavo in te. Io confidavo in te. Ho detto, mamma mia, adesso che ho detto questa cosa lo abbuffano di... lo riempiono. Lo abbuffano è un termine un po' abbuffare, no? Quando uno... Quando fa le guanciotte. Quelle grosse. Ho ordinato gnocchi di riso e ravioli di carne. Buoni. Laura, posso cenare? Forse perché devo ancora mangiare. Posso... Cioè, se queste sono le tue cene... Porca miseria, mi autoinvito.
Allora, riepilogo delle puntate precedenti. Stiamo guardando un dipinto che prenderà possesso. Vi ricordate Ghostbuster? Ecco, lui. Bradipo 639 mi manda a dire BA, BA Babi, BA Babi B, BA O Babi Bibo, BA U Bu Babi Bibo Bu, CA, CA Kace, CA Kace C, CA O Kace Cipo, CA U Pu Kace Cico Q. Grazie Bradipo, buonasera. BA, BE, BA, Bebe. Non lo so, me la sono immaginata cantata. Ho sbagliato? Ragazzi, e Giorgio non lo volete, e Carla non l'ho vista bene. La sigla di Bia? What the hell was that? Poco male, allora. Down. Maybe I can use this guy. Non è vero. Non è mai questo. Si può bannare lo streamer? No. Do cazzo sta il pugnale, mo. Mi devo fare tutti i pugnali, mo. Comunque stasera mi sono sfondato discretamente di sushi e sono appena rientrato. Dovevo consolarmi dal conto del meccanico. Fatto bene, Bradipo. Fatto benissimo. Che minchia devo fare? L'errante è un dipinto. Irene Sanders non sa se dare di più Sarah Hawkins o la sua opera. No. E quindi... Allora, c'ho 4 punti prima di tutto, lo mettiamo. Uno in li mettiamo tutti in forza. Migliorando questo avrai probabilità di forzare porte e congegni, di usare con successo la violenza sia fisica che verbale durante le discussioni con gli altri. Ma che me frega a me delle discussioni con gli altri? Uno qua, uno qua, uno qua e uno qua. Palese. Convalida. What the hell was that? Va bene. Allora, nell'ultima live non morivo mai. Mo muoio. Che cazzo è cambiato? Che cosa è cambiato dall'ultima live? Cos'è cambiato? Maledetto figlio di buona donna. L'altra live non l'ho vista. Lo so che non l'hai vista. Bravo. Cazzo sta sto stronzo. Sta là. Ah!
cioè non mi prendeva mai, non mi prendeva, mo mi prende. Che cosa è successo? Gioco. Guarda che io ti mollo subito, eh. What the hell was that? Non ci metto niente a finire un gioco. Devo capire pure che coltello è, maledizione. Down. Maybe I can use this thing. Che cazzo ne so io, che pugnale! Mannaggia la Puck. Ma se non mi dai indizi su che cazzo di pugnale devo prendere. What the hell was that? E io ho il dubbio che ogni volta che resetto si resetta pure qual è la tipologia di pugnale. Sul taccuino è qualcosa. Sono andato a vedere prima, non c'è niente. Pare che sia strappato dagli occhi sotto l'inflisso del dipinto. Devo assolutamente vederlo. La chiave della galleria sarà probabilmente nell'ufficio. Questa è l'ultima cosa che mi dice. Poi devo mettere di nuovo ogni volta. La sanità mentale non mi dice nulla. Perché questo è il Malleus Bestium. Mentre esplorava la libreria senza nome, perse si è imbattuto in un antico trattato. Il Malleus o questo bestiario sono illustri e numerose creature legate al mondo dell'occulto, dimensioni parallele. Per l'essenza stessa di ciò che contiene, si tratta di un libro sacrilego. Consultandolo, Pierce ha perso parte della sua sanità mentale. Grazie. Grazie. Ciao Anna. Le traverse che hai visto. Come stai, Anna? Hanno lasciato il segno, ma non ti hanno sconfitto. Cerchi di tenere molto occupata per occupare via Lubine. La strada da percorrere è ancora lunga. Chissà dove potrebbe condurti mente condurti la mente lungo le vie della follia. Tutto bene? Tutto a posto? Tutta procida? Tutta procida. Quest'osso di balena sta a intagliare una figura di creatura bizzarra. Una registrazione audio che Francis è questo, non sono cretino, io non l'abbiamo ascoltato. Chiave di accesso alla cosa, conoscenza. Ma questo non lo posso usare? No, non li posso usare. Non li posso usare. Allora, abbiamo detto che questo non è. Questo. Damn. Maybe I can use this dagger. Bravo, tipo non ho avuto proprio modo di caricarlo, non ho avuto proprio il tempo. Purtroppo riesco ogni sera alle 8 dal lavoro e quindi non ho avuto proprio il tempo. Appena ci riesco lo carico. Era per capire se andava bene. Tagliato un pochino, sì, ne prendo un pezzettino, ovviamente non lo metto tutto quanto. Però sì, potrebbe andare bene. Ma tu c'hai pure un audio, se non erro, Bradio. Tu c'hai audio e video. Quindi se vuoi posso mettere solo l'audio di questo qua e mettere solo il video, poi lo scegli tu. Se trovi di meglio, se vuoi anche qualche altra cosa, mettiamo qualche altra cosa, non c'è problema. Ragazzi, io non so che pugnale devo usare.
Non so che cazzo di pugnale devo usare. Sono tentato, ma non sapete quanto, di andarmi a vedere un walkthrough o qualcosa. Perché tanto non lo indovino. Non lo indovino. Tanto non lo indovinerò mai. Figlio di una puttanella inglese. Dove cazzo è andato, mo che non lo vedo. Vai a cagare. Ma che ne so io, provo questo. Questo pugnale è diverso. Questo pugnale è diverso, ha detto. Ha detto che è diverso. Per l'amor del cielo. What's the matter with you? You sure you won't be leaving that hand? You're losing it, detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Un pochino. Il dipinto era maledetto. Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. Tu sapevi del mostro? No, ma lei mo ci pensa dei pazzi schizofrenici, ovviamente. Non hai sentito I nulla? Ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The door was blocked. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? No. Don't flatter yourself, sweetheart. Parlava del quadro. I'm talking about the contents Retino. Of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I Quindi saw ce lo teniamo? It was him who sold it to Sanders. Ah. E mi cedi questa informazione gratuitamente? It's not your style to give me free information. Esatto. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. Va bene. Però il quadro è intatto. Il quadro è ancora intatto. Ce ne andiamo così? Va bene. Minchia, non ho ascoltato l'audio. Non ho ascoltato la registrazione di Sanders. Porca miseria, chissà che cosa voleva. Chissà cosa voleva.
L'errante si è rivelato essere un essere molto più che una semplice opera di Sarah Hawkins, dato che un'enorme creatura ne fu riuscita lanciandosi all'attacco di Pierce. Dopo un duro scontro, l'investigatore è riuscito a rispedirla nel dipinto. In seguito ha scoperto che il pugnale usato per respingere la creatura era stato venduto a Sanders da un certo Algernon Drake, proprietario della libreria senza nome. Pierce decide di fare una visita. Andiamo bene. Ce l'hai, vero? La daga. Signori delle daghe. Where is the bookseller? Ammazzato sicuro, 100-100. 4 punti di nuovo. Ah, perché no, non me li sono consumati, vero? Su cretino io. Ok. Signor libraio. Buonasera. Scacco in 27 mosse. Cos'è questo? Lo cerco. Storia di Darkwater. Va bene. Non lo leggerò mai. Ah, l'ho acquisito. Va bene. Mi può essere d'aiuto. Questo lo prendo? È un calice d'oro. Io lo prenderei. Questo cos'è? Ah, per la lampada. Beh, allora arrivato a questo punto la uso. Cocci. Cocci. What happened here? Un piede di porco. Ispezioniamo. Let's start over. Where did they break in from? Allora, da dove è entrato? È entrato palesemente da qua. Seems like amateur work. Opera di un dilettante. Beh, effettivamente potevo utilizzare un fazzoletto per non rontagliarsi. Poi è entrato e se n'è andato qua. Someone tall left this footprint. A man, probably. Maschile? Maschile, ok. Di qua posso andare? Non posso andare, quindi devo andare di qua. Questo. This burglar seems to be rather clumsy. Molto maldestro, effettivamente. Effettivamente. Un ladro maldestro, quindi non è un ladro, ma è qualcuno che è voluto entrare per prendere qualcosa. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? Perché non è un ladro, ripeto. What killed all these animals? Ma perché questi sono animali? Che sono? Ah, falene o... ma pure topi, che schifo. What happened that made the burglar flee before finishing his work? What the... Charles Hawkins? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Il libro. Aia. Sarah Hawkins helped hide something in this safe. E quindi Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Okay. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Tutto proprio. Ho ispezionato tutto. Ma quindi il come si chiama? Il ladro se n'è andato per questo motivo, perché ha visto che non si poteva aprire la cassaforte. Il furto.
Ok. Apri la cassaforte. Perché io ci riesco. Ah, dovrei conoscere la combinazione. Una parola. Cambia blocco. Ah, ok. Convalida. Oh, bene. Posso prendere il piede di porco per difendermi? No. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Ah, l'amuleto c'ha lo stesso simbolo. Questa chiave che porta il segno degli antichi è l'unica in grado di proteggere la tua psiche. Ha la forma di un medaglione cilindrico appeso a una catena pesante. Centinaia di anni fa, al centro, erano incise la stella e il ramo che contrasteranno le grandi forze degli antichi. Tutto sembra indicare che Charles Hawking l'abbia sottratta con la forza al suo precedente proprietario, un antiquario egiziano. Su alcuni ritagli di giornale che parlano dell'accaduto, si nota che la data del furto coincide con l'ultimo viaggio al Cairo di Hawkins. Ladro di cosa? Bisogna solo capire se sappia a cosa serve realmente questo manufatto. Cerca di trovarlo. Va bene. Is everyone on this island taking sleeping pills? Solo tu, mi viene da dire. Va bene. Medicina, va benissimo. Una lettera. Ha lasciato le istruzioni su come trovare la combinazione alla sua cassaforte. A quanto pare c'è una pagina nascosta, si riesce a leggere. Se qualcuno trovasse queste memorie, sono sicuro che finirei nei guai. La mia unica speranza è che il mio corpo e le mie ossa siano ancora all'interno di questo piano della realtà, così che vengano recuperate e cremate. L'urna funeraria deve essere consegnata alla mia cara madre, se sarà ancora viva. Il messaggio che segue è di importanza fondamentale. Chiunque legga queste righe e sia dotato di un acume pari al mio può sperare di ottenere i miei averi più preziosi. Si trovano nella mia cassaforte e gli indizi per scoprire la combinazione sono celati all'interno di 3 cilindri, ognuno nascosto, dove la vita e lo studio si uniscono nel mondo greco. Ogni cilindro è numerato, anche se, come diceva il grande autore, l'ordine è il piacere della ragione, ma il disordine è la delizia dell'immaginazione. Devo ammettere che, nonostante preferisca il disordine organizzato, di solito la ragione vince sempre alla fine. Se per caso una persona, o meglio, un genio, eguagliasse il mio intelletto e trovasse la combinazione della cassaforte, gli chiederei di lasciare il contenuto in custodia al professore Armitage della Miskatonic University, un mio amico e collega. I beni all'interno della cassaforte non sono una sinossi rilevante di importanti conoscenze, ma anche un'arma che è troppo pericolosa per finire nelle mani delle persone sbagliate. Spero che sarai in grado di capire il danno che questa ipotesi rappresenta e che agirai di conseguenza. In ogni caso, io non ci sarò per guidarti né per risentire delle tue azioni. Ok. Dei cilindri. Dove cazzo stanno questi cilindri? Cerchiamo i cilindri. I cilindri. Ma quindi sono dei cilindri in ovunque. Arkham Editions. Never heard of them. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Porca paletta, non dirmi che devo fare tutti. Never heard of them. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Solomone. Arkham Editions. Never heard of them. Minchia, me li devo fare tutti quanti. Palle. Cylinders that Drake tried to hide. Cilindri di Drake ha cercato di nascondere. Forse dovrei ascoltarli. Se c'è, sì, li sento tutti proprio.
Ok, manuale sull'anatomia. Vuoi leggere il libro? L'ultima volta è stato un danno, mannaggia la miseria. Leggilo. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. Ma questo è l'essere che mi ha attaccato. Divinità delle stelle, essere in grado di viaggiare fra le dimensioni. Si presenta come un'opera di riferimento per il bestiario del mito, ma non cita a quale mitologia faccia riferimento. Le pagine sono ricoperte di illustrazioni fantasmagoriche. Oh no. Secondo voi mia sanità mentale? Secondo me mi ha ciucciato di nuovo tutta la cosa, vedi? Pierce ha perso parte della sua sanità mentale. Come faccio a recuperare le sanità mentali? Chissà. Potrebbe essere... biologia. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Ok, vabbè, quindi allora me li devo fare un po' tutti, perché questi, per esempio, secondo me mi aumentano un po' i progressi. Medicina. Vabbè, me li faccio tutti, dai, ho capito. Gioca Pao, non ti preoccupe. Io passiamo lo palau da quando avevo 3 anni. Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Medicina, va bene. Potrebbe essermi utile un po' di psicoanalisi. Qua? Libri? No. No. Questo? An old diary. Un vecchio diario. Il diario del pastore. Vabbè. Qua non c'è nulla. Qua mi sono fatto tutti i libri. Qua non c'è niente. Qua non c'è nemmeno niente. Qua sopra non c'è niente. How many volumes are there? Questi abbiamo visti tutti quanti e non c'entra niente. I libri qua però non abbiamo fatto nulla. Libri qua? Libri, 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 no. Ok. Allora, questa stanza me la sono fatta tutta quanta. Mi sono fatto ta 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 ta. Devo entrare di qua. Vediamo altri libri qua. Altri libri sicuro. A kind of chalice. Il calice che mi volevo fregare. A kind of chalice. Me lo posso fregare? Non me lo posso fregare? Me lo posso fregare. Volevo rivendere e invece non me lo posso rivendere. Libri. Ah, ok. Cilindro di draghe, cilindro 1. Ascolto. Red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Things are not looking good. Allora, non ho trovato una mazza. Tutti i libri. Quindi significa che la
La cosa deve stare qua. Questo è un cilindro? Non è un cilindro. Ah, potrebbe essere nascosto. Io ancora non ho capito come. Cos'è quel coso? A strange amulet. I have a feeling I better not touch it. Ok. Il mastino. Posso fare qualcosa col mastino? No. Posso fare... Ah, eccolo qua. Uno strano amuleto. Il pendente ha la forma di un cane di una grossa taglia. Non so cosa rappresenti, ma potrei scoprire qualche informazione in più cercando nella libreria. Ah, va bene. C'è qualcosa che mi sfugge, ma di... è di grande anche. Anatomia umana. No, questo è l'australopiteco. O no, boh, non lo so. C'è qualche altro segreto che devo vedere? Sotto la scrivania. Qua sotto. Questo foglio accartocciato. Sotto al tappeto. Ma porca miseria. Di cilindri parlava. Ma io di cilindri non vedo un cazzo. Che sono sti cilindri? E soprattutto dove stanno? Another volume by Arkham Editions. C'è qualcosa che mi sfugge. Non riesco a capire cosa. Che snervo quando non capisco le cose. The Chalice of Knowledge. Il calice della conoscenza. Spaccato. Questo è il spaccato, sbaglio. Non me lo fa vedere da sotto. Ruota. Non me lo fa girare. Queste sono ossa. Amico Ciccio, io non so che cazzo fare. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. La regina è bianca. The queen has little protection. La regina è poco protetta. The queen has little protection. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham Editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research.
I never tire of browsing through them. Ok, quindi i cosi di Arkham a lui gli piacciono parecchio. Il volume 9, ha detto. Il volume 9, questo è l'1. Questo è il 3, questo che volume è? So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Sì. Volume 9. What did Drake say about this collection? Cosa diceva Drake? Che il 9 gli piaceva. Drake talked about a particular volume. Esatto. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Il 9. What eccolo. Did Drake say about this collection? Eccolo qua, questo. Era questo. Una raccolta di racconti. Quest'opera è famosa. Questo volume fa parte dell'antologia. Una raccolta pregiata di trattati e opere sull'esoterismo. Ma era questo. Drake talked about a particular volume. Era il 9. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Puttana, amico mio. 5, 6, 7, 8. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. E ma che ci faccio? Forse era questo? No. Ha parlato del volume numero 9. Ma che ci faccio del volume numero 9 io? Che mi sono persa? Ho sconfitto quell'essere aberrante grazie a un pugnale che una signorina ci ha detto: vai dallo storico del luogo, forse lui ti può dare un'informazione in più. Siamo andati dallo storico del luogo, ma lui non c'è. Abbiamo trovato la porta scassinata con il sangue per terra, lui non c'è. Una scena di guerriglia, penso, non so di più. E una cassaforte che non sono riusciti a scassinare, con tanti animali morti. E devo trovare la combinazione, perché dice che la combinazione sta contenuta in dei come cacchio si chiamano? Dove sta? In dei cilindri. Ogni cilindro è numerato, anche se, come diceva il grandatore, l'ordine è il piacere della ragione, ma il disordine è la delizia dell'immaginazione. No, cilindri parla, a meno che non l'hanno tradotto male, il che potrebbe essere, perché io vi ricordo che sempre questo è un indie del cazzo, eh? Allora, io le uniche cose numerate di cui mi fa controllare sono dei libri, e i libri che lui voleva era il numero 9. Il numero 9 è questo. No, aspetta, però potrebbe essere... No, è questo, porca miseria. Ma non fai un cazzo con sto volume. Che devo fare? Non ci fai nulla. Che non sto capendo. Odio non capire. Mi sto snervando. Perché non capisco. Quanti numeri devi inserire? 3. Sono 3 numeri. Non so. Non c'è niente altro. Allora, le uniche cose che mi dice che devo ancora cercare sono qua dentro. Ah no, non è vero. Mi dice che ho cercato tutto. Affanculo. E quindi? Scusami, la combinazione della cassaforte e Don Minghia sta.
palle. What did Drake say about this collection? Due. Drake talked about a particular tre. Volume. So these are the volumes e that Drake was due, talking tre, about uno. In his message. Proviamo, tanto male che vada mi sbatte fuori. 2, 3, 1. Due. Tre. Uno. Non è. Uno, due, tre. Sarebbe troppo facile. Uno. Due, tre, uno. 2, 3, 1, 1, 3, 2. Non è. Ma una cosa più semplice tu no? Per girare ste cazzo di manopole. Ok, 1, 3, 2 non è. Qua ne sono di più, questi era perfetto. Nel mentre se n'è andato. Ah no, ok. Erano perfetti. Porca miseria, stanno ognuno su uno scaffale diverso. Qua ce ne sono due. Qua ce ne sono tre. Ma il numero 9 era quello che gli piaceva di più. Comunque devi trovare dei cilindri. Lo so, ma gli unici cilindri che ci stanno sono questi. Ma non me li fa brosare. Non me li fa. Non mi fa fare un cazzo. Vamos, sbatto tutto per aria. Cazzo stanno sti cilindri. Poi sta coppa. Il calice della conoscenza. Lui era fissato con la conoscenza. Lui era fissato. Ciao Diana. Scusatemi, ho fatto tardi, sono in macchina, arrivo a casa, ma figurati, ma tranquilla, tanto mi troverai ancora bloccato qua, ho già l'ho disinstallato fortissimo sto gioco. Allora, lui era fissato con la conoscenza, il calice, sì, dato che me lo fai toccare, maledizione, sicuramente è importante, ma perché è importante... Stanno sti cilindri, i cilindri là sopra, ma non mi fai raggiungere. Posso spostare qualcosa? La scala. Posso spostare la scala? Dove cazzo stava la scala che l'ho vista? Ah, eccola qua. Posso spostare la scala? No, non posso fare niente con questa scala. Non ci posso salire? No, non ci posso salire. La pala, niente, là sopra. Effettivamente io in alto non ho mai guardato, perché in alto non ti viene mai da cercare. Guardiamo in alto, guardiamo in alto. In alto non c'è niente. Quello è un altro cilindro, ma no, nulla. Un altro cilindro aperto. Forse c'è un indizio su quanti cilindri ci sono. Non lo so. Il calice è un indizio della cassaforte e fino a qua ci trovavamo. Ma devi trovare i cilindri per usare il fonografo. L'ho usati. Li ho usati i cilindri. Mi ha detto. Allora, nel primo. Il primo non mi ricordo manco che cazzo ha detto. Qua. Queste gocce rosse come, come pietre preziose giacciono custodite dentro. Ah, ok, quelle rosse. Allora, aspetta, quante gocce rosse ci sono? Uno, due. Allora, partiamo dalla scheggia questa qua. Quindi, uno, due, 3,
4, 5. Quindi 5. Il primo numero è 5, segnate. Poi il secondo era degli scacchi, se non erro. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Esatto. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. Ok. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Quindi o 4 o 3. Quindi 5. 4/3. Quanti stanno proteggendo la regina? Manco uno mio. Manco uno. The queen has little protection. La regina non è per niente protetta. Sono solo tre di loro che sono stati accerchiati. La regina sta per cacchi sua. Che poi non c'è il re, ora che mi ci fai pensare. Quindi è palesemente un indizio questo. Quindi sono rimasti in tre. Quindi 5-3. 5-3 e 9. Perché l'ultima era il libro che parlava di sto cazzo di libro. Ah, quanto è bello il libro 9. 5-3-9. 5-3-9. Vai, vai a cagare tu il calice, le congetture e tutta la... Ma vaffangala. Mo apri il libro, impazzisce e muore. Quando si è sfregiato, scusatemi. L'occhio di Sauron! Le cose metafisiche! Da notare che il libro è più grosso di lui su... ma è un libro satanico, eh. Che mi fa viaggiare fortissimo. Questo secondo me si droga e lui non lo sa. Nella libreria senza nome, Pierce ha trovato tracce di un tentativo di furto, il cui responsabile ha poi scoperto essere Charles Hawking. In seguito Pierce ha aperto la cassaforte del libraio per capire cosa vi avessero nascosto lui e Sarah Hawkins. Un libro rilegato in pelle umana che esercitava un'attrazione irresistibile sull'investigatore. E grazie al fatto di pelle umana, sai com'è? Chi non attrae? Quando l'ho aperto, la sua mente è stata proiettata in un altro corpo. E questo quando l'abbiamo scoperto, scusami, che si è proiettato in un altro corpo. Signori del gioco, quando avrei dovuto capirlo che... Ma allora in manicomio non eravamo noi. No, in manicomio eravamo per forza noi. In manicomio palesemente eravamo noi. Ma dai che l'avevi capito. No. Comunque questo fatto del coso un po' troppo macchinoso, posso dirlo. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Esamina il paziente. Very well. I'll examine him. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated.
His fingertips and toes seemed to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. Thirty-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. È morto, this cioè. Smell. So, doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Ma come no, questo gioco l'hai sviluppato tu, ma palesemente. Ha qualcosa nel ventre, le condizioni sue arti è preoccupante, estremamente disidratato. Nel ventre! Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, quando uscirà il coso? I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Porca miseria. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't quindi believe il parassita sta ciucciando when tutto. When we bathed him earlier. He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Mettiamolo dentro una vasca. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. Il suo corpo sta mutando nella forma e nel colore. È una sensazione. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No, alieni no. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him non curandolo, quindi. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? Allora, lo sta trasformando in un mostro. Questi sintomi sono preoccupanti. These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see. I even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does.
I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. È proprio un... Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? No, ma ti stavo leggendo comunque. Cuoricini per Vainor concentrato, grazie. Minore 3. Grazie mio. No, no, ma comunque ti stavo leggendo. Era il problema che no, stavo sentendo anche il l'audio, quindi... Bellissimo che me lo manda così. Saranno due messaggi. Ho finito in palestra alle 21:45, un record. Alle 22 sarei stata operativa. Esco e trovo un gattino. Avrà avuto due terzi mesi. Era un incrocio tra Garfield e Oliver and Company. Ma che carino. Appena ci vede comincia a miagolare e a saltare per strusciarsi addosso. Voleva le carezzine. E che fai? Non gliele dai? Ovvio che sì. Con quale coraggio potevo andarmene lasciandolo in mezzo alla città? Moriva sicuro. Comunque sono stata almeno 15 minuti a capire cosa fare e guardarmi intorno. Me ne vado, ma mi segue. Quindi ho deciso di prenderlo per portarlo da mio zio, che ha altri gatti. Per arrivare 200 anni perché ho camminato a due all'ora e poi ho aspettato si ambientasse. Ora sono a casa. Fine. No, Diana, uno grazie per i bittini, non dovevi. E seconda cosa, hai fatto un'ottima azione, brava, brava, brava. A me i gatti non mi danno, cioè non mi cagano. Mi cagano più i cani, però. Quindi che dovevo dire? È scandaloso, non possiamo fare nulla? Non c'è nessuna prova dei crimini che ha commesso? Le cartelle cliniche sono nascoste, la prova. Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? Che carino! What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mom. Ok. Quindi che faccio? Ma quindi adesso mi posso muovere liberamente per la cosa, come si chiama? Charles Hawkins, Steven Webster, lui è colui che ci ha ingaggiato. Questo è quello che ci vuole morto. Questa è la psicologa là, questo è Frank Sanders che è morto. Questo è Fuller maledetto. E Sanders è la sorella di Francis. Ok. L'inventario. Quanti sono belli. Ah, non posso potenziare perché io non sono Pierce, effettivamente. Momento. Ferma il gioco. Ma Ciullu è Ciullu. Fermati. Mi fermo. Ma devo fare tutto un maledetto riassunto a Diana di quello che ho fatto. Che ho fatto io fino adesso? Le
Lei vorrà sapere adesso. Dimmi, come hai fatto ad ammazzare il dipinto? Allora. Comunicazioni importanti. Aprite quelle maledette orecchie. Faccio un recap. Uno, non funziona un cazzo questa sera, quindi non abbiamo le grafichine. Due, ho ammazzato... Aspetta, meglio se te lo guardi perché non si ricorda nemmeno cosa sta facendo. Calmi, posso recuperare. Allora, dovevamo ammazzare, come avevamo immaginato, dovevamo trovare il pugnale. Come l'ho trovato? A culo. Ho iniziato a prenderne a casaccio e ad usarli così. Ogni volta, prima di tutto, era diventato molto più molesto. Appena mi guardava mi saltava proprio addosso e mi ciucciava tutto. Quindi, facendola molto stealth, dato che io sono il mago dello stealth, ricordatevi come faccio fare le cose. Io stealth non le fa nessuno. In modo molto stealth ho trovato il coltello a culo, l'ho usato e lui è stato ciucciato dentro al... Sì, oggi userò molto questo verbo, ciucciare. È stato ciucciato dentro al quadro. Mentre stava per essere ciucciato nel quadro, mi tocca la mano, mi afferra. E io con il coltello che tenevo ancora di là faccio... Ma non sulla mia, sulla sua. E lui se ne va. Però mentre mi ha infettato, mi ha squacquato la mano, e quindi allora lui la guarda e dice: oh no, aiuto! Se la sta per tagliare e viene fermato dalla gnocca, quella là del brigantaggio, che dice: ma che stai a fare? Ma sei pazzo? Proprio così, il romanaccio l'ha detto. Ha detto: oh, ma che stai a fare? Ma che te tagli la mano? Lui ha detto: no, ma non hai visto niente, non hai sentito niente. Sì, ho visto, ho sentito, te ne sono grato. Questo pugnale è la chiave di tutto. Che lei dice: va bene, vai dall'esperto del luogo per far visionare il pugnale. Vado dal signore dove nella biblioteca privata del signore e vedo che c'è la porta sfondata con il sangue per terra, che inizio a indagare, là mi incazzo, mi sbraito, inizio a prendere a calci, poi perché non so dove cazzo andare, arriva Mio che mi aiuta fortunatamente e troviamo che all'interno della libreria c'è stato un tentativo di scassinare la cassaforte di questo tizio. Una volta trovata la combinazione, che ai fini della storia non te ne può fregare di meno, perché non c'entravano niente, era inutilmente complicato, inutilmente brutto, inutilmente tutto, ok? Facevo prima a trovarli segnati da qualche parte e li inserivo, era più bello. E c'è questo libro dell'esoterismo che lo prendo, lo apro, appena lo sfoglio vengo catapultato in un passato, di nuovo nella maledetta, come si chiama, casa di cura del dottore scienziato pazzo, ma questa volta sono una bella gnocca, una bella mona, come direbbero nel Veneto. E adesso devo scoprire i segreti del dottor Morte. Ma io sono una bella mona che cammina. Anche perché abbiamo capito che dentro a questo poveretto è un'incubatrice vivente di qualche essere che lo sta prosciugando, ciucciando tutto. Adesso vi leggo comunque. Però devo cambiare prima scena, scusatemi. Ditemi se si vede, io nel mentre vi leggo. Come hai fatto ammazzare questo dipinto? Meglio che te lo guardi perché non se lo ricorda. Non è vero, questa spiegazione non fa una piega, ovvio. C'è un accordo non scritto per il quale Waynor è obbligato a spiegarmi i giochi. Vero, 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 purtroppo ammetto. Ottimo, buono a sapersi. Come fai i riassunti tu, non li fa nessuno. Mew salva la situazione, che è dove siamo adesso. Waynor la gnocca. Ah, Waynor, una cosa che ti ho detto che mangiavo stasera, a parte l'insalata, non mi ricordo, giuro. E che se lo ricordi? Io ho mangiato un tramezzino col salmone affumicato. Non ho mangiato nient'altro. Tromba poco il poveretto.
Ma chi? Questo? Ma poverino. No, Diana, chi se lo ricorda? Chi si ricorda niente? Ammetto che non me lo ricordo. Meno male che me lo sono ricordato. Bravissima, tu sì che sei brava. Ma queste erano le vecchie padelle? Ah, vedi come funzionavano. Tenevi la padella per terra. Ok, dove vado? Alta security. The answers must be hidden in Fuller's office. Ok, dov'è l'ufficio del dottor Fuller? No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. Chi sta in bagno? And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. Dov'è il bagno delle donne? Qua? Watch out for the water, doctor. Attento all'acqua. Sì. Ma questo è il bagno, ma è solo un bagno. Doctor, please. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Quindi? Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium and sodium bicarbonate. Beh, stai facendo tutto tu. Right away. Grazie. Thank you. He's in your hands. Lo abbiamo salvato? Spero di sì. Ci sono altri pazienti che stanno morendo perché io sono fortissimo. Sono... Ma questa è cosa? Mrs. Sanders? Oh, God! Ma... Could this have been avoided? Ferita riportata sul lato destro della testa, causata da un colpo di sparo a bruciapelo, e ne deduce che si tratti di suicidio. Ma quando si è ammazzata questa? Scusatemi. Ma che sta a fa quella? Mamma. Ma quando si è ammazzata? Ciao Sisi. Quindi, ma vorrei esattamente qual è il piano? È trovare l'ufficio del dottor Morte per rubarmi le cose. Però prima sono un medico gnocca che deve curare i dottori. Sono la dottoressa Joe. Io curo i malanni. Qua non c'è nessuno. Qua non c'è nessuno. Dica, signorina. Dr. Colden, here you are at last. Dita. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. Sei gnocca perché fai gli gnocchi? No, perché faccio così. Finalmente l'ho trovata. Non che la stavo cercando. Aspettavo che venisse da me. Esatto. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth. Evidently because of such drooling. So, doctor, what should we do with this patient? Uccidere. No, scusatemi. Continuate a prendervi cura delle ferite. Non penso che possiamo fare altro. Questo paziente ha subito maltrattamenti. Non ne ho idea, non penso. Continuate a prendervi cura. You did good work. The tranquilizer is kicked in.
Now you can disinfect and bandage his wounds. Thank you, Doctor. And as to his weight loss? I'll prescribe an antifungal treatment for his dysgeusia. In the meantime, feed him intravenously. It'll be done. Sfaticati. In un negozio vorrei una camicia, la taglia, no, la porto via intera. E niente. Sì, come mai quando arrivi tu Diana impazzisce? C'è qualcosa che non so? Diana impazzisce, appena ti vede impazzisce, inizia a sparare battute a cazzo di cane. Ma bruttissime proprio. Allora, dov'è l'ufficio del dottore Morte? Buonasera. Signora. Dr. Colden. Sì. Dov'è l'ufficio del dottore? Do you want something? Sì. I think that you're needed in Block B, Doctor. No, non è vero. Please, I'll be in trouble with Mrs. Donovan if I'm late. La signora Donovan. Dov'è la signora? È lei la signora Donovan, aspetta! Adesso me la vado a lavorare io! Questa struzza... Cos'è questo? Oh, bella la macchina... La macchina da scrivere. Signorina Donovan! Colden, we need you at once in dormitory B. Dormitorio B? Com'è la situazione? What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Confermo. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. I saw him, yes. It's always the same thing. They bring them up, without any explanation, with a multitude of self-inflicted injuries. We take care of the wounds, and then they leave. Each time, I feel like I'm sending them back to hell. Their affliction is not our responsibility. You cannot save everybody, Doctor. This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? Andiamo a parlare con la famiglia di questo qua. Allora, dov'è? Ah, ma c'è il nostro amico qua. Salve, come va? Come stai? Ethan. Marie, I... What are you doing here? I'm... waiting for my medication, of course. Why? Non è bravo a mentire. You're not here for treatment, right? Am I so obvious? Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to see you. Sì, sì. Me too, Ethan. Is that all? Well... There might be something else. I'm not sure. Tell me. I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. Sembra un tormento. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh, there's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Spero che non muoia. La famiglia, la famiglia, la famiglia. Dov'è la famiglia? Dov'è la famiglia? Sei tu la famiglia? No, tu sei in pigiama, quindi non penso. Tu? I don't get why they have us waiting so long. Almost no patients here. Non è vero. Where did my fiance go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. Ok. Sei tu? It's a quiet little town. Days go by, steady as ever.
I wanted more for myself, but... Ma che cazzo me ne frega a me? Oh, guarda te. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Please, the fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. Okay. Boh. The operating room is never accessible after an operation. Perché è incominciato? Sì, sì, sono una cattiva influenza per Diana, che in realtà era Alex. Axel, scusami. Ma quante porte vuoi che ci siano? Esploro un po', è una marea. In assenza di Axel faccio le sue veci. La verginità è come un pezzo di pane. Dopo un po' arriva un uccello e se la porta via. Tu non posso parlare con te. Thomas Fuller. Let's hope I can go through the administration office. Speriamo di poter passare dall'ufficio amministrativo. Ah, di là. Sì, mi piace come cosa. Chiudo. Buonasera. Buonasera, salve. I have no time for you, doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. I have little time for you, doctor. Ho un po' di tempo da dedicarle, dottore. Scoprirò che non sono solo i medici ad essere impegnati. Ah, non mi posso nascondere almeno, fortunatamente. E quindi posso entrare direttamente nella stanza del dottore? Senza che tu mi cazzei? Wait a minute. Where do you think you're going? Lo sapevo. Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Sta stronza, distrai Donovan. Come faccio? I have little time for you, doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Come faccio a distrarre Donovan? Disegnatore fa cadere una mina per terra, 22 morti. Il mio commercialista oggi era molto triste, è partita Iva. Oh no, ma state dando il peggio di voi. Senti. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Perché devi rivolgersi a... Si faccia forza, no. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, quante sottomissioni che m'ha dato. I have to her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, doctor. It's temperamental, if I understand correctly. The door to the boiler room is locked. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan. Okay. Quindi ho bisogno della chiave, ma come faccio ad avere la chiave? Ah, dal... Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. Però mi servono le... What a pest. It's so unfair.
Come faccio? Arrestato Ercaccola, si pensa ad una soffiata. Bomba esplode al cimitero, tutti morti. La vita ha sicuramente qualcosa di fantastico in serbo per me. Il problema è uno solo. Chi cazzo lo capisce il serbo? The answers must be hidden in Fuller's office. Ho capito. Come cazzo c'entro nel... Signore inserviente, mi dà le chiavi. Don't go falling over. That would be stupid. Capito. Porca miseria. Kitchen. Patients and hospital personnel eat the same food. Che schifo, io non mangerei mai la sta sbobba. Che obbrobrio proprio. Allora, mamma, mamma, mi stanno minacciando di morte. Ho ricevuto una scatola di proiettili con un biglietto in arabo. Sono le supposte con la ricetta del medico deficiente. Questa mi ha fatto ridere, ammetto. Questa mi ha fatto tanto, tanto, tanto ridere. Brava, Diana, brava. Ma lo rivolete il contest battute brutte? Io lo rifaccio, se volete. L'ultima volta vi siete divertiti, credo. The boiler room key is not in its place. Però posso prendere le altre. Dr. Fuller always keeps his key with him. Però potrei prendere le altre chiavi, no? No. No, ti fa schifo la cosa. Doctor, those people need you at the dormitory. Sì, già lo so, già lo so, già lo so. Dov'è la chiave delle caldaie? Would you know where the key to the boiler room is? Betty didn't put it back in its place. Well, she took it to lock the door. I'll ask her. Thank you. But if I may say, non ho sentito. So, chi ce le ha? The problems of our patients are more urgent than the plumbing. Sì, ci sto andando. I'll tend to it. Don't worry. Non ho sentito. Va bene, sì. Va bene. Va bene. Va bene. Buonasera a tutti. Buonasera Master, buonasera Morsadella, buonasera Raf, buonasera a tutti voi. Ciao Cypher, grazie mille per il raidone. Avete la schiena dritta? Sì, sì. Che scelta avete fatto? Quella di dire delle battute brutte. Almeno Diana è la sua scelta. Winner che si combina con i tentacolini. Sono andato avanti con i tentacolini con non poche difficoltà, ammetto. In questo momento sono una bella mona che sta tra altre belle mone che fa cose. E però non so dove andare. Questa stanza non l'avevo aperta. Buonasera. Cos'è questa stanza? È una stanza inutile. Ma c'è qualcosa che posso prendere per distrarre quella stupola di Sanders? No. Sei una Ramona? No, no. Una bella mona. È un modo di dire veneto, credo, però mi è sempre piaciuto. Tutto bene Winor, oggi abbiamo fatto
Abbiamo un po' un finale emotivo con la canzone di Caparezza, La scelta. Spero che le tue scelte ti portino verso i tuoi sogni. Oh, come siete romantici oggi. Come siete sognatori. No, Cypher, io c'ho questa situazione qua che non funziona un cazzo di tutto il layout, che non ho capito perché non funziona, maledetto OBS. E quindi sto così. Adesso una Mona Lisa. Esatto. Winor oggi si sente gnocchissimo. Sono gnocco sempre. Ci hai fatto lacrimare. Oh no. Ti posso aiutare? Dovrei riavviare OBS, ma mi rompeva le scatole riavviare la live a inizio live, quindi non avrebbe senso farlo ora. Poi, se hai una chiave del boiler room, mi fai un favore. The door to the boiler room is locked. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan. Ma porca miseria. Please, the fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. E dai, finiscila. Ma se me ne vado? Me ne vado. Basta, mi sono scocciato. There's no way I'm leaving until I find what Fuller is hiding. Antipatica che non sei altro. Allora, questo e l'abbiamo dato retto. Poi questo. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Dr. Calden? Hello, Betty. I'm looking for the key to the boiler room. Esatto. What for? To put it in its place. Perhaps I should do the same with you. I beg your pardon? I suspect you of having a little too much fun at Elizabeth's expense. But be warned, it could easily be you they will all be laughing at tomorrow. You are right, Doctor. The key is in the dormitory office in Block B. Thank you. I shall go fetch it. Nell'ufficio. Non mi guardare così, sai? Ti ho fatto una lavata di testa. Ultimo aggiornamento ha causato un po' di disagi, ma ieri funzionava. Anche se offre funzioni bellissime. Sì, sì, ma infatti io ho rimesso il vecchio tema perché non mi piace. No, voglio tutto gigante. Ah, ok. Voglio la chiave del boiler. Per l'amor del boiler, datemi un boiler. Signor boiler, mi dia una stanza. Allora, tu come stai? Sei morto? No. Devi chiedere all'altra dottoressa. Questa è morta nel mentre, porca miseria. He broke his back in an accident down by the docks. Ah, the whaling station. No. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, is that you? Sì. Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? Cos'è successo? I contrabbandieri? The one that hides the smuggling business. Oh no, not them. They don't go on that side of the island. Everyone in his place. The captain on one side, Cat on the other, and me. Well, I've been to the whaling station, I have. What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. Poverino. Obiettivi secondari: distrae Donovan e interrompi la fornitura d'acqua. Come cazzo. Hay fever. What's he doing here? Febbre da fieno? Come febbre da fieno? Come la febbre da fieno? Dottore, c'è un cavallo qua. Ho sentito qualcuno che si lamentava? Sei tu?
Chronic insomnia. Like half the island. Va bene. Tu? Ah, tu sei il mio paziente zero. Aspetta, aspetta, aspetta. Che faccio qua? An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Mi stai facendo morire, basta girare a caso. Senti, non so dove merdina andare. Uffa. Ditemi dove devo andare. This place draws you in and never lets you go. Non so dove andare. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one. Devi chiedere alla tipa del la tipa la chiave del boiler. Ma già l'ho chiesta. Ma quale tipa? Scusami. L'ho chiesta. Ma ha detto che we're running out of this medicine. I know, doctor. We sent the purchase order though, and Mrs. Donovan refused it. E niente. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. Ho sentito qualcuno che si lamentava. Io invece pensavo, anche io sto sentendo qualcuno che si lamenta. Era mia mamma che russava. LOL. Ma chi noi? The doses prescribed by Fuller are far too high. Ma Cypher? Ma così? Le dosi prescritte da Fuller sono fin troppo elevate. Lo so. Ha funzionato, perfetto. No, no, gli audio, l'audio funziona tutto, Cypher. Qualsiasi cosa audio funziona a meraviglia. Anche i raid, da come è notato. Ma non esce niente a video. The door to the boiler room is locked. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan. Signora Donovan, adesso ti do una botta in testa. I have little time for you, doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Non ho capito chi cazzo chiedere sta cazzo di cosa. Porca miseria. Storage room. Qua non me lo Please, fa proprio entrare. The fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. Ha funzionato farti saltare in aria. Sì, mi ha fatto cagare sotto. Vabbè. Ti chiedo. Do you want something? Sì. I think that you're needed in block B, doctor. Ancora? Madonna. Che pizza. Dove sta la chiave del coso? Ti prego. Io non ho capito a chi devo chiedere. Doctor, those people need you at the dormitory. Ci sono stato. Rompete il cazzo. Would you know where the key to the boiler room is? Ripetimelo. Betty didn't put it back in its place. Betty. She took it to lock the door. I'll ask her. Thank you. Ma But allora. If I may say so, doctor, I think that the problems of our patient. Ma fatti i cazzi tuoi. Allora, Betty. Betty. I'll tend to it. Don't worry. Betty. 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 Ma Betty mi ha detto che stava nell'ufficio del blocco B. Dov'è il blocco B? Questo è il blocco B. Nell'ufficio del blocco B. Nell'ufficio del blocco B. Dov'è l'ufficio del blocco B? E questo è l'ufficio del blocco B. Ah, the key to the boiler room. Finalmente. All I have to do is shut off the water. And hope Donovan takes the bait. Andiamo nel boiler room. Storage room. No. Boiler. Sono passato davanti e non me ne sono nemmeno accorto. Se ti perdi, chiamami e ti vengo ad aiutare. Adesso sono fortissimo. Perché che devo fare qua? Interrompi la fornitura d'acqua.
Sì, a mani nude. E chi sei? I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Ma va? Dov'è la pinza becco? La pinza becco, la pinza becco, la pinza becco. Andiamo dall'inserviente. L'inserviente stava pulendo il bagno. Stava pulendo il bagno. Che era questo? Mo, eccola qua la pinza becco. Sono fortissimo. Vieni da Papino. Dai, forza. Ok. Quindi adesso abbiamo distratto la signorina. But I need the diversion. Ok. Quindi adesso devo andare da quella che sta pulendo i bagni e... ok. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Poverina, passa le pene nere dell'inferno. Dove va? Ah, fa tutto il giro? Mrs. Donovan? I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. But it's about the water. What now? It's off. It's not my fault. Nothing is ever your fault. I told you to control the flow. Even if I know it's not your strong point. I've apologized 1,000 times. I haven't counted that many, but then, unlike you, I don't have time to keep track. Please, Mrs. Donovan. I'm grateful to you for having kept me on despite that incident. I just need the water to be put back on. Otherwise, the bathroom... At last. The missing files must be hidden here. Allora. File mancanti devono essere. Something qua. Is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Devono essere ovviamente ruotate. I've unlocked something. Easy. Ok. Patient files. I was right. Conclusions, session number 17. Patient, Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Ma le abilità... Va bene, Mew, tranquilla, vai, vai. C'è problema. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came. Irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. Ma chi, il capitano? I am prepared. Sono pronto. Hawkins, Fitzroy, and Fuller.
What is the connection between these three? Bella domanda. I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Quindi c'hai gli effetti personali degli Hawking sotto. Of course. Sarah Hawkins is the connection. In che senso? Una scarpa parzialmente bruciata sembra essere appartenuta a Sara. Ma è il famosissimo gioco con quei chihuahua per niente pauroso? No, non è... Non fa per niente paura, fidati. Ricostruzione, per lanciare una scena tieni premuto. Vai. I must go back to the basement. Devo tornare giù. Ok, ma mi serve la chiave però. O no? Scendi nel reparto di psichiatria. Ok. È chiusa di nuovo, ma... I should go another way. Gliel'ha aperta l'acqua, signora? It's temperamental, if I understand correctly. Va bene. Scendi nel reparto di psichiatria, questo qua? Ah, sì. Ok. Questa è la strada che abbiamo fatto noi per uscire, essenzialmente. Però adesso siamo, tra virgolette, autorizzati a scendere nel braccio della morte. Il miglio verde. La tana del bianconiglio. La fossa dei leoni. No. Non posso scendere più di tanto. Posso andare qua? No. Va bene, quindi questa è l'unica porta. Salve. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Ma... Ma così? Ciao Luca. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Ma che cosa? Slowly. Talk, filthy thief. Oh, I swear I'll shoot. Non lo posso fare, non lo posso fare. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead. No. He was here for a very specific item. Ci ha colpito più e più volte. Oh. No. The book. Why was it in the safe? No, no. Have you read it? Non moriamo, non moriamo. How foolish of you. Ma oggi dopo che sono passato 3 giorni, purtroppo mi sono messo insieme alla ragazza più bella della scuola. Complimenti, Luca. Bravo. Io comunque tutto a posto, ti ringrazio. Allora, che cosa le ha mostrato? Io gli dico tutto, che me ne frega. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we?
Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait! No one knows the occult better than me. You might need my help. Potrebbe avere bisogno del mio aiuto. Assolutamente sì. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins Mansion. Io chiedo l'aiuto di chiunque, anche se è un pazzo schizofrenico. Thank you, Drake. Ma li rinchiudiamo tutti nel castello dei Hawking. Capitolo 9. Quanti capitoli erano? 15, se non erro, addirittura. Boh. Il libro ha proiettato Pierce nel corpo della dottoressa Colden. Impossibilitato ad agire, l'investigatore è rimasto a guardare mentre l'amica di Bradley effettuava le sue indagini. Sconvolta dagli esperimenti di Fuller, la dottoressa si è reintrodotta nel suo ufficio, scoprendo che il direttore del Riverside Institute stava nascondendo informazioni su Sarah Hawking, se non addirittura il suo corpo. Purtroppo Fuller l'ha accolta sul fatto e Pierce deve salvarla prima che sia troppo tardi. Ok. Ma che ora è? Vediamo, almeno ci proviamo, ecco. Quindi dal poter girare autonomamente nell'ospedale, adesso dobbiamo farla stealth. Cosa che io non adoro per niente. I pray that Colden is really here and alive. Ciao, Play! Ma non erano solo 8 capitoli? Mai detto. Vediamo quanti capitoli sono. Capitoli. Come si chiama sto gioco? Call of Cthulhu. 14 capitoli. Mi ricordavo 13. Va bene. 14 capitoli. Capitoli. Non lo finiremo mai sto gioco. Non andrò mai avanti con gli altri giochi. Un altro diario. Ah, comunque siamo entrati direttamente nell'ufficio del dottore. Comodo. Posso... What the... Fuller 2. Strano, che... Vuoi leggere il libro? Ma sì, tanto comunque, che ce frega, l'abbiamo letto tutti quanti. Questo libro cataloga e classifica creature di cui non avevo mai sentito parlare. Divinità delle stelle, essere in grado di viaggiare fra le dimensioni. Si presenta come un'opera di riferimento del bestiario del mito. Ma non cita a quale mitologia faccia riferimento. Non sono mitologie, è quello il problema. Le pagine sono ricoperte di illustrazioni fantasmagoriche. Va bene. Allora, l'occultismo avanti, mentre medicina... Occultismo si riferisce alla tua conoscenza delle arti occulte. Migliorando queste abilità avrai maggiori probabilità di determinare funzioni e origini. Ok. C'ho 4 punti comunque, di nuovo. Senti, ma è arrivato a questo punto, ma non posso potenziare una cosa e basta? Io arriverei all'80% di forza, perché tanto comunque così almeno posso scassinare le cose. Ma quello non è il mostro del quadro? No, il mostro del quadro l'abbiamo visto in un'altra cosa. Right. Enough time wasted. Colden needs me. I must find her.
my God. What is happening to me? Che cosa è appena successo? What was that? It's as if I'd been transported somewhere else. Non sto capendo. Preparo il comando morte. Ti piacerebbe. Ti piacerebbe, Diana. Un cesso. Quanto è bello sto cesso. Ma scusatemi, ma che devo fare? Perché sono stato relegato così? Che avevo fatto io di male? What happened? Something has changed, but what? Ah, oh no, ma adesso luce rossa, luce cosa? Che è cambiato? Ah. Blocco A, posso andare nel blocco A con questa luce? Posso andare nel blocco A. Ma non posso andare ovunque. Il cesso. È sempre bello il cesso. Cosa? Posso scavalcare? No, non posso scavalcare. Posso aprire questa porta? Sì, e posso entrare. Oh, che carino. Ma scusami, che ci faccio qua? Adesso che ho aperto, mi piglio un libro. Posso ricambiare la cosa e adesso la porta è aperta? Vero. Almeno sai dove andare quando ti spaventi. Che senso? Qua dietro? Where have I seen this symbol? E che ne so io dove ho visto questo simbolo? Dove ho visto questo simbolo? Ah, qua. Sui cosi, e quindi? È alive, master. Però se non è presente Mew, ti sconsiglio di riscattarlo, perché è lei che lo... Non ho capito. Ma c'è il mostro di qua? No, non sto capendo. E io quando non capisco mi incazzo. Il cesso è sempre bello. Sì, sì, solo per informazione. Io ho soltanto 1800. Ah, ok. Non sto capendo. Non sto capendo cosa devo fare.
Non sto capendo. Non sto capendo dove devo andare. Il blocco A è l'unica cosa aperta. Quindi io torno nel blocco A. Ma non ho capito dove devo andare. Nemmeno se devo raccogliere cose, perché sto andando alla cieca. Sono ceccato. Ma tanto mo chiudiamo, basta. Ho deciso. Ho deciso. Abbiamo fatto anche troppo oggi. Non so dove andare, cosa fare. Chi siamo e dove andiamo? Posso entrare qua dentro? Sì, perché sta aperta. Ah, ma non posso andarci, perché devo andare di qua. Va bene, va bene, va bene. Cioè, va male, ma va bene. Va bene, ma va male. Va bene, ma va male. Va bene, ma va male. Oddio, a me capita sempre di non trovare il modo per andare avanti. Lo trovo ore e ore di gioco scoprendo che era una cosa stupidissima. Ma quello sempre. Tieni presente che ho perso un sacco di tempo mentre ero nel corpo della dottoressa Sanders a cercare di capire che cosa dovessi fare. In realtà dovevo tornare indietro semplicemente per prendere la chiave. Tutto qua, era molto facile. Però non l'avevo capito. Perché? Perché io mi distraggo. Io solitamente quando il gioco non riesce ad attirare completamente la mia attenzione, mi distraggo tantissimo. E quindi poi non capisco più niente, perdo il senso, non so cosa fare, mi incazzo e lo disinstallo. Forse nella modalità onirica devi seguire il percorso della scia di prima? Sì, arrivo su quel simbolo che lui dice. Dio, dove già ho visto questo simbolo? Ed effettivamente la nebbia c'ha lo stesso simbolo, quindi secondo me ci deve essere un'attinenza. Però non l'ho capita, non l'ho capita. Onestamente non ho capito nemmeno io tutte queste viste strane, tutte queste modalità. Sì, allora ti posso dire che mi piaceva di più quando era tutto investigativo. Era solo investigativo e non c'erano tutte queste modalità, lui che impazzisce, troppo Cthulhu, ok? Va bene che è un gioco su Cthulhu, però troppo. Avrei preferito una normalità investigativa. Io devo trovare dei giochi investigativi, maledizione. Perché non sono pochi. Oltre Sherlock Holmes, che onestamente non mi piace tanto. Ma poi magari il gioco mi prende pure. Però magari ti perdi quella frase, un personaggio terziario che ti dice cosa fare. Bravissimo, io sempre. Palesemente mi dimentico. Palesemente. A me però piace. E mi fa piacere, Diana, anche perché pensavi che tu fosse. Pensavi che fosse horror. In realtà è horror, ma. C'è un odore strano nella mia stanza, ma non so da dove venga, da cosa sia. Sto impazzendo. Cerchi giochi dove. Niente, grazie bot per aver buttato tutto a puttane. Cerchi giochi dove cerchi le differenze nelle immagini. No, non solo quello. Una doccetta ogni tanto non ti farebbe mai male. Lol. Guarda che Diana profuma di ciclamino. L'ho annusata. Ho fatto ciclamino.
Non so da dove, come faccia a profumare di ciclamino. Però così è. Ed è vero. Ed è vero. Ed è verissimo. Ma oggi che giorno è in tutto questo? Oggi è giovedì. No, oggi è mercoledì, scusatemi. Quindi domani è ancora live. Domani è ancora live. Ok. Ok. Il ciclamino ti dà una botta assurda, immagino. Sì. Infatti la uso come... come droga, Diana. Ma come fa Zetta ad avermi superato? Ha vinto una lotteria stasera, Diana. Ha vinto una lotteria stasera. Quell'uomo c'ha più culo che anime. Io gli ho detto, due numeri deve giocare. Due numeri. Va bene, Diana. Te li vuoi aggiungere tu o te li devo dare io? Se vuoi te li do io. Va bene. Ok. Tutto questo per superare Z. Va bene così. Diana, un giorno dovrei far sniffare, ora sono curioso. No. Master, non si sniffano le persone. Ah. Non si sniffa Diana. Ecco. La classifica ora è sistemata. Confermo. Confermo. Allora. Noi domani... Ok, allora domani non voglio portare questo gioco qua. Domani non voglio portare questo gioco qua. Vorrei un po' alternare. Vorrei un po' alternare. E non so. Non so cosa portare effettivamente. Oddio, cioè, per modo di dire, non è vero, lo so cosa portare. Non è vero. Lo scoprirete, ma domani, se passate in live, alle 21.30. Sono un paraculo proprio enorme. Allora, andiamo a fare un raidino, così aggiusto pure ste maledette grafiche che non funzionano, maledetto di un OBS che smetti di funzionare. Ma meno male che c'è almeno il loghetto qua sopra, guarda. Almeno quelle. Io sono 31esimo in classifica. Master, poi ricordati, la domenica sera noi facciamo i giochi con la chat. Dove vinci punti. Comunque noto con piacere che nella top 10 ci sono nomi nuovi. Vero. Comunque a me piace tantissimo il tuo sfondo. È casa mia, grazie. È vera, non è disegnata. Non è disegnata, è vera. Our Chicken Knife, vogliamo andare da loro? Io volevo andare da qualcuno di questi qua, ammetto. No, basta Dani. Basta Dani. Basta Dani. Bellissima casa. Grazie, Master. Gentilissimo. Grazie mille. Piggy Life. Scegliene uno, Diana. Scegliene uno. Ti faccio fare a te il ride. Dimmene uno e andiamo a fare il ride. Scegliene uno tra quelli che già sai. Ma scusa, ma vogliamo andare dai gattini? Dato che oggi hai trovato il gattino, andiamo dai gattini in onore del gattino? Ma quel termosifone nel muro? Non ne ho mai visto un attaccato alla parete così. Sono i nuovi termosifoni.
Sono i nuovi termosifoni. Oramai sono tutti così, eh. Non esistono. Cioè, esistono, per l'amor del cielo, i termosifoni più piccoli, ma questi sono anche d'arredo. Perché soprattutto in un ambiente molto grande hai bisogno di un... Gattini, gatti! Andiamo dai gattini. Andiamo dai gattini carini. Spero che ci siano, che li facciano vedere, perché ieri non ce n'erano. Ah, ok, va fino in basso. Allora ce ne sta uno simile a casa di mia nonna. Io ne ho due di questi qua. Uno sta qua e uno sta nella parete qua. Ragazzi, allora, noi andiamo dai gattini carini. Io vi ringrazio per la compagnia. Vi ringrazio per avermi aiutato, nel gioco. Vi ringrazio, Subbit. Quindi, mentre fai live, stai al calduccio? Ovvio, quello sempre. Anche se quest'anno non si accendono i termosifoni per il caro gas. Noi ci vediamo domani sera 21:30, non mancate, che potrei fare qualcosina di caruccio, eh? Qualcosa di caruccio. Buonanotte a tutti. Ciao.